Ciao a tutti, questo è un video un po' diverso dal solito. Oggi parlerò di stampanti 3D. Mi ero ripromesso di non fare video di, diciamo, recensione di stampanti 3D perché non è il mio settore. Questo canale è dedicato ai motori e alla meccanica in generale e non sono un esperto di stampanti 3D. Sono entrato in questo mondo da poco e l'ho fatto come un utensile normale, nel senso per me la stampante 3D è come un trapano o una lavastoviglie, cioè è un oggetto, un attrezzo che compro per un utilizzo specifico e mi aspetto che quantomeno le funzioni base funzionino senza troppi problemi. In realtà il mondo delle stampanti 3D è ancora un po' acerbo e quindi si hanno problemi. Sto registrando questo video perché non mi sono ritrovato con quello che avevo sentito in altre recensioni e quindi ho deciso di dire la mia. Il mio punto di vista non è quello di un appassionato di stampa 3D, ma di un normale utilizzatore. Allora, è necessaria un'introduzione, soprattutto per spiegare perché mi sono ritrovato ad avere tre stampanti 3D. La macchina che vedete a sinistra è una Ender 3V2. L'ho comprata su Amazon durante l'ultimo Black Friday, che è stato il 15 ottobre del 2020. L'ho comprata perché volevo iniziare con le stampanti 3D, si prospettava un inverno con probabili nuovo lockdown o comunque una situazione non chiara, era il momento buono per comprare qualcosa da usare in casa. Ho deciso di comprarla su Amazon perché ovviamente l'ho pagata di più di quanto l'avrei pagata comprandola su Gearbest, AliExpress o siti simili, ma il vantaggio di comprare su Amazon è la possibilità del reso. Addirittura in quel periodo la roba acquistata a ottobre o comunque negli ultimi mesi del 2020 aveva il vantaggio di avere il reso esteso fino al 31 gennaio. Quindi di fatto 3 mesi e mezzo per provare la macchina e valutare se funzionava bene, ma soprattutto se faceva per me. Mi sono trovato subito bene con questa macchina, infatti poi l'ho tenuta. E il primo mese l'ho usata così come è arrivata, cioè non ho neanche fatto profili particolari, niente, semplicemente scaricavo online dei file STL, cioè disegni già pronti. Con cura, che è lo slicer che uso ancora adesso, preparavo il G-code, lo mettevo in macchina e stampavo, senza nessun tipo di settaggio. Sceglievo solo la densità di riempimento, quindi quanto materiale mettere, in base a se erano oggettini o pezzi comunque che dovevano avere una certa resistenza, e mettevo il file nella macchina e stampavo, e basta. Funzionamento semplicissimo, alla portata di chiunque. Dopo un mesetto di utilizzo praticamente continuo, perché mi sono trovato a stampare quasi giorno e notte, ho provato, oltre al PLA, altri materiali, tra cui l'ABS e il PETG. Mi sono un attimo documentato guardando vari video su YouTube e ho cominciato a creare i miei profili di stampa, più che altro per adeguare le temperature del piano e dell'estrusore al tipo di filamento. L'ABS ho avuto un po' di problemi, infatti poi non l'ho praticamente più usato, invece col PETG mi sono trovato molto bene. E anche col TPU, che è il filamento quello flessibile, per fare parti, diciamo, simil gomma. Per i profili, molto semplicemente, ho trovato un video di Alessandro Morolla, dove spiegava passo passo i parametri che usa lui per stampare, li ho settati identici e non ho avuto nessun problema, quindi di nuovo lavoro di 20 minuti, tutto perfetto. A questo punto ero abbastanza entusiasta della stampa 3D e quindi ho cominciato a usarla per fare una marea di pezzi. Mi sono trovato a stampare veramente qualsiasi cosa. Finché ho deciso, complice un video su un altro canale, sempre su YouTube,
di realizzare delle scatole per organizzare tutta la mia roba, sia elettrica, elettronica, meccanica, un po' di tutti i tipi. E che sono queste scatole qua. Quindi questi contenitori qua sono un sistema modulare, di cui poi vi parlerò in un altro video. Un oggetto come questo richiede, con già una stampa ottimizzata, un tempo di 6 ore. Ora, per stampa ottimizzata intendo usare un ugello nella stampa più grosso, quindi per stampare più velocemente, e poi dei settaggi particolari. Anche questi settaggi e queste tecniche le ho trovati in un video sul canale della persona che ha realizzato questo progetto. Quindi in pratica mi sono trovato a stampare giorno e notte contenitori, ne ho fatti veramente tanti. Il problema è che stampare un contenitore come questo servono 6-8 ore e quelli più grossi si arriva anche a 10-12 ore di stampa. Questo significa che mentre sto stampando un contenitore di questi, se mi serve un pezzettino più piccolo che magari richiede 20 minuti di stampa, non lo posso fare. Oltre a questo, dovrei anche cambiare l'ugello alla stampante e riportarlo da 0,4 per andare a stampare comunque oggetti piccoli o con precisione più alta. Anche se comunque, anche così, la stampa ha una qualità notevole. A questo punto ho pensato di affiancare una seconda stampante. Per avere comunque due macchine, usarne magari una con l'ugello da 0,6, una con quello da 0,4, o comunque con caratteristiche tra loro differenti, in modo da poter scegliere la stampante giusta in base al tipo di lavoro che dovevo fare. Volevo spendere poco e quindi sono andato su Amazon Warehouse, quindi dove Amazon vende i resi, o comunque le macchine usate. Il prezzo di solito è abbastanza conveniente. E hai sempre il vantaggio di poterla provare per 30 giorni e nel caso renderla. E ho comprato quella che vedete al centro, che è una Duplicator i3, che è un clone della Prusa. Le fasi di montaggio di questa stampante sono più veloci rispetto a quelle di un Under 3 che va assemblato, ci sono più pezzi da assemblare. E questa sono veramente quattro viti. Questa stampante qui l'ho scelta perché, a differenza dell'Ender 3, ha le guide con cuscinetti ricircolo di sfere, invece che avere delle rotelline di plastica che scorrono su un estruso. Quindi dovrebbe avere molta più precisione sugli assi. Oltre a questo, è una stampante direct drive e non Bowden, che significa che il filamento entra direttamente qui sull'estrusore, invece che essere spinto da qui. Quindi su questa, che è una Bowden, il filamento viene spinto da qui e va all'estrusore. Invece qua viene praticamente tirato dentro all'estrusore a 1 cm praticamente dall'estrusore stesso. E questo è un vantaggio in caso di filamenti flessibili. Il primo problema è che il supporto della bobina era troppo basso e non ci stavano proprio le bobine dentro. E quindi ho stampato un distanziale, che è quel guidafilo arancione, e anche comunque il supporto bobina su cuscinetto, in modo che la bobina facesse meno fatica Cookie. Come difetto iniziale ho notato proprio il rumore. Quindi questa stampante qua è molto più rumorosa di questa. E tra l'altro, quando avevo letto le recensioni di questa stampante qui, la davano come stampante rumorosa. E quindi sono rimasto un po' sconcertato.
L'altra cosa che mi ha dato subito problemi è stato il piano di stampa. E in pratica il suo piano è storto, quindi regolando l'altezza sui quattro angoli, al centro ti trovi troppo distante perché il piano è imbarcato. Allora ho acquistato un piano in vetro da metterci sopra, che questa stampante aveva già di serie, in modo da avere un piano dritto. Oltre a questo, io ho messo anche delle molle più dure, che avevo già messo anche su questa, ma poi ve ne parlo dopo. Questa è l'Ender 3V2. Come si sente, normalmente fa già un rumore di ventole. Adesso facciamo l'ohm. Il movimento degli assi è assolutamente impercettibile. Anche durante la stampa, quando fai movimenti veloci, non si sente praticamente niente. Ha solo questo fastidioso rumore di ventole, che ho deciso di risolvere usando queste ventole ultra silenziose della Noctua. E su questo poi farò un video dedicato. Questa fa già decisamente più rumore di motori. Ora, in questo momento le ventole sono spente perché l'estrusore è freddo, però queste ventole qua quasi non si sentono. Fanno un rumore molto molto più basso di quelle dell'Ender 3. Il problema è che è proprio il movimento degli assi sulle guide che fa rumore. Infine, questa fa un rumore veramente fastidioso, anche proprio mentre stampa è qualcosa di pazzesco. Cioè, o la chiudi in una stanza da sola o non la puoi usare. Oltre questo, il menu non so chi l'ha disegnato, ma è veramente. Oltre il touch, che è abbastanza sordo, cioè devi schiacciare molto forte per usarlo, il menu è praticamente incomprensibile.
fai proprio fatica a capire dove devi andare per schiacciare le cose. Anche il movimento sugli assi ha questa specie di tabella che ci ho messo veramente 10 minuti a capire cosa significava. Non sono ancora riuscito a fare una stampa, cioè ho problemi di adesione al piatto, si capisce dove devo andare. Setup. Ok. Questa è la prima stampa che ho fatto. Non c'è verso di avere un'adesione al piano decente. È sicuramente la peggiore delle tre, almeno per il mio punto di vista. Un altro difetto che hanno bene o male tutte e tre è che quando io metto il file sulla chiavetta, il nome è troncato. Ora, sull'Ender 3 e sulla Duplicator tengono abbastanza caratteri, quindi si riesce comunque a capire qual è il file. Questa qui è praticamente troncata a 8 caratteri, come il vecchio sistema DOS, e io non capisco come si fa nel 2021 a fare un software così. Cioè, questo file qua è troncato a 8 caratteri. Come un vecchio sistema DOS. Non ha veramente senso, perché nel momento che io nella chiavetta ho 10-15 file, non riesco a capire cosa sto stampando. Quando, tra l'altro, lo spazio per avere il nome del file esteso c'è, non capisco perché abbiano fatto una cosa del genere. Questo unito al menu, che è praticamente inusabile perché metà della roba è sparsa tra tools, metà su setup e non si capisce mai dove devo andare, mi lascia veramente perplesso. Questo per me è inaccettabile, cioè non si può fare un'interfaccia utente fatta così male. E di questo io non ho sentito parlare in nessun video, e questo mi lascia un po' sconcertato. Ora vi faccio vedere lo stesso file su, per esempio, lo stesso file messo sulla Duplicator è il primo. Cioè, quantomeno riesco a capire cosa sto stampando. Ora, anche qua ogni tanto fa dei caratteri strani e sinceramente non capisco perché. Però è decisamente più usabile. Anche il touchscreen funziona molto meglio. Cioè, come tocco, fa quello che deve fare. E l'interfaccia utente è decisamente più comprensibile, quindi ho dentro utility e dentro setting le cose che mi aspetto. L'Ender 3 ha la micro SD invece che l'SD grossa, ma non è un problema. Non ha lo schermo touch, però si naviga molto bene e anche qui taglia il nome dei file, ma comunque non così tanto quanto la Mega S, che li taglia veramente troppo. Quindi quantomeno qua si riesce a capire cosa sto stampando. E la monopolina non mi dà nessun problema di utilizzo. Anche la separazione di nuovo tra il setting e il controllo, comunque ogni menu ha all'interno quello che mi aspetto, quindi menu comunque utilizzabile. La cosa che mi ha di nuovo lasciato perplesso della Mega S è che ho provato a fare tre stampe e sono fallite tutte e tre. Ora, probabilmente facendo dei settaggi si riuscirà a usare, però questi problemi io con l'Ender 3 non li ho avuti. Cioè, io con l'Ender 3 non ho mai avuto problemi di adesione al piatto e di materiale non stampato. Cioè, queste sono una parte delle bobine che ho fatto fuori con l'Ender 3 e non ho mai avuto un problema di stampa. Oltre a tutte le bobine mezze vuote che devo ancora finire. Un'altra cosa interessante di questa stampante è che in 5 mesi di utilizzo praticamente continuato giorno e notte ho regolato il piano più o meno 4 volte.
E tra l'altro l'ho fatto perché ho cambiato l'ugello e quindi ho dovuto andare a controllare la regolazione. Se no, praticamente è sempre perfettamente allineata. Il piano è dritto, si scalda in modo uniforme, lo regoli una volta, non lo tocchi più. È qualcosa di fantastico. E anche questa è una cosa a cui mi sono abituato. E per esempio con la duplicator questa cosa è improponibile perché alla fine mi sono trovato a dover regolare il piano più o meno ogni due stampe per avere dei risultati decenti. Tra l'altro ha delle manopole per la regolazione che sono scomodissime perché sono troppo piccole e non si possono nemmeno cambiare e mettere più grosse perché andrebbero a toccare contro la struttura quando il carrello si sposta. Quindi la regolazione è faticosa. E va fatta molto spesso. Il piano originale è imbarcato, quindi è anche difficoltoso regolarla. Sono costretto a tenere sui bordi una distanza un po' più bassa in modo che al centro, dove poi vado a stampare, abbia quella corretta. Ora ho messo il piano in vetro per cercare di risolvere questo problema, ma in realtà la cosa è peggiorata. Perché con quel vetro lì ho qualche problema di adesione, ma soprattutto non riesco più a regolare il piano perché si deforma la base sotto e non si riesce a regolare e sinceramente non ho capito perché. Alla fine, come stampante, terrò solo l'Ender 3 e forse la duplicator, se riesco a risolvere i problemi di piano. Potrei decidere di tenerla anche perché è una direct drive e mi piacerebbe riuscire a chiuderla per poter stampare ABS, quindi tenendo tutta la stampante diciamo riscaldata in modo da risolvere i problemi di stampa classici dell'ABS. Invece la Mega S la rendo sicuramente perché non. Mi ha veramente deluso. Cercando un po' di informazioni sulla Mega S, ho visto che si può comunque migliorare cambiando i driver dei motori passo passo, che sono sostituibili su questa stampante, e quindi un po' di rumore dovrebbe diminuire. Rimarrebbe comunque il rumore dei cuscinetti delle guide lineari, che volendo si possono sostituire anche quelli. Il menu di nuovo è secondo me agghiacciante, proprio come usabilità per l'utente. Anche in questo caso, se ho capito bene, esistono dei firmware custom da poter caricare per migliorare la situazione. Però, come ho spiegato all'inizio, per me questo è un utensile, non è un hobby. Cioè, i miei hobby non sono le stampanti 3D. Io queste macchine le ho comprate per usarle come utensili, quindi devo poterle usare senza perderci giornate dietro per farle funzionare. E quindi per me questa Mega S non è accettabile e quindi la renderò. Invece mi sono trovato molto molto bene con l'Ender 3 V2, e dove praticamente senza fargli praticamente nulla, ho sempre stampato senza nessun tipo di problema. Ho fatto questo video praticamente solo per dire questo, perché guardando altri video su altri canali, l'impressione che mi ero fatto invece era esattamente l'opposto, e cioè che l'Ender 3 fosse una macchina superata e che non ne valesse più la pena, e che invece la Mega S fosse, diciamo, una spanna superiore, e per me invece è l'esatto opposto. Scusatemi se mi sono dilungato così tanto. Farò qualche altro video sull'utilizzo della stampa 3D in ambito meccanico, quindi per come le uso io e su qualche modifica. Se trovate interessanti i video che pubblico, iscrivetevi al canale, ma soprattutto mettete un like e condividete i video. Grazie a tutti, al prossimo video.